Ярило наш ясний, яву на самоя рила полишаючи. Утримуєш в висотні землю нашу. I pagani sono tornati e crescono di giorno in giorno. Есть духи ведомые и неведомые. Нави странники, велесовые посланники. I paesi slavi, dopo la caduta dei regimi sovietici, hanno visto un risorgimento di molte forme di spiritualità. La perdita di piede del cristianesimo ortodosso ha lasciato aperta la strada per la diffusione di nuove religioni, tra cui il neopaganesimo di matrice slava. I neopagani slavi rodnoveri sono conservatori e nazionalisti. Rifiutano la democrazia, rifiutano il multiculturalismo e rifiutano anche la laicità dello Stato. Per questo motivo sono considerati xenofobi e intolleranti. La fede nativa slava comprende nella propria concezione divina una serie di divinità autoctone. Tra queste, la più antica e importante è il dio Rod, il creatore dell'universo. Il simbolo religioso principale è costituito dalla svastica, che viene incisa o disegnata all'entrata delle case per assicurare protezione, buoni raccolti e felicità. È un simbolo legato al sole, al fuoco, alla luce, alla produttività umana. La fede nativa slava incoraggia un rispetto totale nei confronti della natura, mezzo attraverso cui le divinità agiscono e attraverso cui possono vivere un'esperienza mistica. Ghirlande di fiori, felci magiche, bagni notturni, falò e antichi riti sono gli ingredienti della festività dedicata a Kupala, il dio pagano dell'amore, del raccolto e della fertilità. La notte della vigilia è entusiasticamente celebrata dai giovani dell'est. Tutti vestiti in costume, con le ragazze che si ornano i capelli di fiori, danno prova del loro coraggio saltando fuochi e facendo il bagno nudi in laghi e fiumi per purificarsi dei peccati e fortificare il fisico.